Pensavo che la lavatrice di oggi è quella che abbiamo in casa, comunemente. Quando ti fanno vedere che il programma di lavaggio, ad esempio, è 80 e anche 90 gradi, in realtà cosa succede a rispetto di una volta, per via delle manie green che hanno oggi, green contro green, risparmio energetico e bla bla bla, che una volta sì, duravano di più i lavaggi, però la lavatrice cosa faceva? Caricava l'acqua, andava in stand by e attivava la serpentina per scaldare l'acqua. Solo quando era arrivata la temperatura prescelta, che era tutto analogico, a scatti, la pulsantiera, chiamiamolo così, la manopola, allora si attivava il lavaggio, solo quando l'acqua era a 90 gradi. Poi anche il secondo lavaggio, quando era previsto che l'acqua era anche nel secondo lavaggio praticamente un po' più alta, si fermava un'altra volta, faceva andare sull'acqua e poi via. I risciacqui ovviamente no. Oggi invece negli ultimi, penso, 20 anni, cosa fanno? Iniziano subito a partire le lavatrici e nel mentre che vanno arrivano a 80 gradi durante il lavaggio, però quando ormai arrivano alla temperatura prescelta praticamente il lavaggio è finito e tutto l'intero lavaggio l'hanno fatto con una temperatura inferiore rispetto a quella prescelta. Cioè arrivano a 80 gradi e che è già finito il ciclo, quindi dopo risciacquano con l'acqua fredda e dopo il resto dei lavaggi è con l'acqua fredda. E vabbè, niente, non è ancora fredda. Anyway, oggi c'è una bellissima giornata. Beh, insomma, non esageriamo. Insomma, però dai, meglio il caldo del sole. Che freddo l'acqua. Ho notato che non vanno più di moda le piante grosse nei centri abitati. Da un bel po' di tempo, anche Ponte sul Mincio, hanno tirato via le piante. Hanno rimpiazzate con delle nanette così di piante che non servono a fare nemmeno ossigeno. Sono un po' più belle, ma no, un po' più belle, scusa, piante, ma sono un po' più esteticamente belle per l'occhio di oggi, ma come quella roba che ha messo qua. Non danno molto di ossigeno, non purificano l'aria. Vabbè, tanto non possiamo cambiare la cosa.